Però Sabina è qui oggi con noi per raccontarci la sua storia e di come ha usato il libro per lanciare questa attività dove che ha spiegato benissimo questo video e l'ha fatta crescere poi lanciando anche un'altra attività subito dopo in meno di 12 mesi. Quindi un applauso a Sabina. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Oh, ma è emozionante star qua. Che belli che siete. Come vado con un giorno e mezzo di corso? Benissimo. Bene? Siete contenti? Molto. Io ero lì a casa a guardare i video di Giacomo e non sapevo come fare. Infatti la mia storia inizia quando decido di aprire la mia prima azienda. E dopo una fase di studio inizio a capire che dovevo fare una ricerca di mercato. Inizio a fare attività di marketing, inizio a muovermi per promuovermi. E il primo mi chiede 9.000 euro, il secondo 3.000 euro, vedremo più avanti. Ho speso in totale 12.000 euro per avere un risultato pari a zero. Inizialmente siglo un contratto con due ragazzi che si fingevano dei medici senza avere la laurea in medicina. Quindi mi dicevano che erano dei geni del marketing e mi danno una scatola vuota, praticamente un contenitore, un sito, senza testi, solo con delle foto. Ok, e mi fanno spendere 9.000 euro. Ovviamente io, non conoscendo il marketing, ti fidi e prendi quello che la vita ti dà, ok? Dopo essere stata truffata con 9.000 euro, incontro un altro ragazzo che mi dice che mi devo posizionare, mi chiede 35.000 euro, non avevo budget, non me lo potevo permettere. Quindi iniziamo una collaborazione, ma i risultati erano sempre zero. Poi arriva l'ultimo fenomeno. Okay, che mi chiede 3.000 euro che gli ho dato in cash per darmi niente. Questa sono io dopo un anno di ricerca e di aver buttato soldi in persone che non valevano niente, che erano degli improvvisati del marketing che si mettevano lì e improvvisamente ti vendevano la realizzazione di quello che sarebbe stato niente. E poi arriva lui, il guru! Fate un applauso a Giacomo! Dopo un anno finalmente incontro Quando Giacomo. l'hai fatta questa foto? Quando me l'hai fatta? Scusami. L'abbiamo fatto in Texas, da Ryan e Savero, ci siamo conosciuti lì. Cavolo, mi apre un mondo e mi dice una delle cose che mi ha illuminato, che è stata. Aspetta, adesso te lo dico, ve lo dico. Un giorno Giacomo al corso di Rania mi spiega che probabilmente avevo una problematica. Non avevo capito bene come funzionava il marketing, ok? Quindi mi dà dei consigli preziosi, tra cui me ne dà uno in particolare che veramente mi ha illuminato, che è stato generare contatti, ma va, dopo 12.000 euro buttati nel cesso, scusate la parola, Giacomo mi dice semplicemente: Sabi, devi generare contatti. E io, e come si fa? E da lì inizia la nostra collaborazione insieme. Vuoi dire qualcosa di quell'incontro in Texas, in cui io ti guardavo come tipo un cagnolino bastonato? È stato bellissimo perché Sabina non sapeva nulla, ogni cosa che dicevo sprizzava di gioia come se fosse, ma cavoli, generare contatti online, come si può generare contatti online, ma come è possibile? Ma proprio completamente diversa. Ed era quella volta che vi avevo raccontato prima, avete visto con lei una foto con Alfio. E quando ho conosciuto Alfio, in quell'occasione ho conosciuto anche Sabina, era lì in Texas anche lei per lo stesso corso, quindi è venuto tutto da lì, era. Sì. E quindi poi inizio a frequentare i corsi di Giacomo e quindi leggo la presentazione perché non l'ho fatta io, l'ha fatta una delle mie assistenti, perché oggi veramente vedrete che ho delegato tutto, io l'unica cosa che faccio è fare l'imprenditore.
Quindi inizio a frequentare i miei corsi e mi rendo conto di quanto i contenuti che insegna Giacomo siano di valore. Più che altro perché i primi corsi che mi aveva passato Giacomo ti spiegavano passo passo che cosa dovevi fare. Come se tu veramente fossi una persona che partivi da zero. Ieri parlavo con una di voi corsiste e mi diceva: ma io non so niente di queste cose. Io la guardavo con tenerezza come per dire: tu non sai da dove sono partita io. Quando iniziavo, diciamo, il punto di forza di Giacomo è stato il fatto che lui strategicamente mi spiegava una cosa, me la faceva mettere in pratica, io diventavo brava in quella cosa e la volta dopo me ne spiegava un'altra. E piano piano ha iniziato a aprirsi un mondo che per me era inaccessibile, pensavo che fosse un mondo di nerd, solo per persone estremamente geniali, eppure io comunque ho due lauree e un dottorato, ma quello che faceva Giacomo per me era illuminante, dicevo no, io non lo saprò mai fare, e lui invece è riuscito a portarmi a fare cose che per me erano impensabili, e infatti, baciata dalla fortuna, perché io veramente lo cito ovunque, inizia a seguirmi personalmente a fare coaching. Ti ricordi il nostro primo coaching? E martellavo i mesi per entrare in coaching con me, non volevo seguire le persone one to one, non l'ho mai fatto, però con Sabina dopo due mesi di martellamento ho deciso va bene, questa è la tigna che voglio dalle persone e questa è quella che cerco e sicuramente otterrà un risultato, vediamo cosa viene fuori. Dopo due mesi. Sì, poi le prime coaching, Giacomo, hai capito, pensava che io fossi un genio. E allora eravamo lì che condividevamo lo schermo di Skype, lui andava a palla, con sto mouse, io non riuscivo a seguire la freccia. Ah, fai così. Fino a che mi dissi, no, Giacomo, devi andare più piano. Quindi poi lui disse, sì, va bene, ho capito, partiamo da zero. E quindi siamo proprio partiti da zero. Alla fine, Giacomo ovviamente mi insegna quello che devo imparare e inizio a spiegargli gli obiettivi che volevo raggiungere. E mi affianca il coach, per me numero uno, dove mi segue passo passo per portarmi a ottenere dei risultati oltre a quelli che avevo già ottenuto. Ed è Pietro, che l'avete visto ieri sul palco. Fate un applauso a Pietro! Allora, ho messo questa foto perché per me lui è Superman. Cioè, Pietro è arrivato e ha iniziato veramente a dirmi allora devi fare questo, devi fare quest'altro, mi spiegava anche lui le cose come Giacomo e dicevo no cavoli, ma io sono stata fortunatissima nella vita e ha iniziato a parlarmi di cose, a insegnarmi termini tipo funnel, lookalike audience oppure lead magnet che per me ogni volta che le sentivo dicevo ma cos'è sta roba, eppure io ho studiato, perché non so questi termini? E anche lì mi si apre un ulteriore mondo, ok? Inizio a capire che mi devo presentare sul mercato, iniziano a dirmi devi iniziare a fare dei video e mi rendo conto che avere un coach che ti insegna per ogni cosa che fai è importantissimo, quindi capisco che devo cominciare ad utilizzare la voce, a fare i video nel modo strategico e vado a prendere la persona numero uno. Non so se conoscete Ciro, ho imparato? Ok, Sabina Bonardo è sua moglie, purtroppo Ciro è venuto a mancare 2 anni fa, ma lei per me è la numero uno e lei mi ha insegnato ad utilizzare la voce nel modo giusto. E facciamo il primo video insieme a Giacomo e a Pietro, dove loro mi aiutano a scrivere il testo e a dirmi come lo devo fare. Soprattutto nel corso che mi aveva passato Giacomo c'erano i video che aveva registrato lui e io, guardando lui, non ho fatto altro che replicare, Giacomo lo chiama emulare, quello che io avrei dovuto fare. Quando ero in coach gli dicevo, Giacomo, ma io i video non li so fare. Voi avete visto il video di Azienda Sana, che adesso sta generando una marea di contatti. Ma quando all'inizio gli dicevo, non li so fare, non ti preoccupare, Sabi, fai una cosa, guarda i miei, emula i miei, copia i miei, fai quello che faccio io. E parte con... Alla fine voleva accarezzarsi i capelli per fare come fatica. Volevi accarezzarti i capelli. Magari quello no. E parte questo video. Parte, vero? Zuckerberg, parte. È solo una business angel specializzata nel risanamento e nella crescita aziendale. Ho cominciato questa professione dopo aver dovuto far uscire la mia precedente attività da un debito di 300.000 euro.
il mio commercialista aveva sentenziato 7 anni di lavoro H24, prezzi stracciati e licenziamenti. Io ho ristorato Alberto in soli 6 mesi e il mese successivo ho anche venduto l'azienda con una performance del 35%. Grazie a questa mia esperienza ho creato il metodo sistemico e oggi aiuto gli imprenditori a salvare le loro aziende e a realizzare i loro sogni creando valore per se stessi e per gli altri. Per questo metto a disposizione di chi vuole crescere la mia conoscenza per migliorare la loro vita e la vita della loro azienda, come io ho fatto con la mia. Ti aspetto, ciao! Ho detto, vabbè, io lo copio. E infatti ogni tanto quando ci vedeva nella corsa dopo mi diceva, oh, hai proprio copiato. Ma l'hai detto te che devo copiare? Oh, mi sa che abbiamo saltato. Ok, qui abbiamo fatto le campagne con Pietro. Infatti il suo cognome è Campagna, perché non è il numero uno, secondo me. Abbiamo fatto le prime campagne, ovviamente Giacomo ci seguiva in sordina, nel senso io e Pietro ed io eravamo quelli che avevamo praticamente agito e c'era l'occhio di Giacomo su quello che dovevamo fare. Abbiamo generato 400 contatti, il costo per lead era 0,56, ok? Abbiamo investito un budget bassissimo e abbiamo iniziato a generare contatti. Considerate che io partivo da zero, non avevo un posizionamento. Non sapevo che cosa volevo fare, era 11 anni che lavoravo per le aziende, mio padre è un imprenditore, per me è normale lavorare nelle aziende, ma non riuscivo a comunicarlo al mercato. Ed era veramente un problema, perché avevo risanato un debito di 300.000 euro in 6 mesi, quando il mio commercialista mi aveva detto che ci volevano 7 anni, ero bravissima dal punto di vista aziendale, ma non sapevo comunicarlo in maniera, non sapevo comunicarlo online. Lavoravo solo con l'offline ed ero totalmente indietro rispetto a altre persone che erano meno brave di me, ma che sapevano comunicare la cosa meglio. Quindi, con la prima campagna mi sono buttata sul mercato, ma non ero pronta perché mi mancavano i contenuti. Giacomo mi dice, devi dare valore. Devi dare valore, lo devi fare gratis, perché alle persone gli devi dare valore. Inizio a capire questa cosa, Pietro inizia a martellarmi con questa cosa, iniziamo a creare contenuti insieme a Pietro. E quindi in 4 mesi mi rendo conto che quello che avevamo generato con Pietro non bastava, dovevo anche fare altro. E allora vado da Giacomo e gli chiedo, Giacomo, ma secondo te che cos'è che potrei fare per dare valore ancora di più, per dare autorevolezza, per dare credibilità? Le persone non mi conoscono, a parte i miei clienti dell'offline. E Giacomo mi consiglia di scrivere il primo libro. E mi affianca una persona che mi ha insegnato a farlo. In soli 2 mesi, vogliamo poi intervenire? Allora, ovviamente la persona, quello che doveva fare Sabina è scrivere il libro, però non un libro qualunque, un libro come scrivono in tanti, tanto per... Il libro deve avere una struttura e quindi quella persona che io ho affiancato era ovviamente Emanuele Properzi, che secondo me, come scrivono in tanti, sono d'accordo con loro, è il numero uno in Italia quando si tratta di autopubblicare il libro. E quello che hanno fatto con ha fatto Emanuele con Sabina è stato fantastico, perché in pochi giorni, in due mesi, partendo completamente da zero, ha scritto il suo primo libro e pubblicato il suo primo libro. Ho pubblicato questo libro in 4 giorni, sono state scaricate 600 copie, anche lì c'era tutta la strategia per avere dei coach che ti dicevano. Poi è vero che comunque io sono una persona che mi metto lì e studio, perché nessuno ti regala niente, non pensate di mettere la vostra vita in mano agli altri, la vostra vita è vostra e siete voi che dovete fare. Però se c'è qualcuno che vi indica la strada e vi dice qual è la strada più veloce, qual è la strada migliore, quali sono gli step da fare, è tutto molto più rapido, è tutto molto più facile. Riesco a scrivere il mio primo libro in soli 2 mesi e in neanche 4 giorni 600 copie vengono scaricate, cavoli. Questo è stato in classifica su Amazon per 6 mesi come primo libro
sulla parte della finanza, dove spiego all'imprenditore la psicologia, come raddoppiare il suo fatturato partendo dalla sua testa, partendo da tutto quello che riguarda l'emotività, perché io ero partita da lì. Quando io mi ero ritrovata con i debiti, mi sono reso conto che il cambio di mentalità di cui parlava Giacomo era fondamentale. Anche se la matematica mi diceva che non ce l'avrei fatta, perché i business plan sono quelli, e io ero abituata a leggerli, sapevo che se avessi avuto un cambio di mentalità, se avessi fatto lo switch, io sarei potuta riuscire a rimediare quel disastro che io stessa avevo combinato in 4 anni di attività. Questi sono i risultati dei miei lettori. Giacomo li ha visti, vuoi intervenire? Quando hai visto queste cose su Facebook? Mi sono emozionato, perché abbiamo, per tutto quello che è il tempo dedicato a Sabina e lo sforzo, volevo vedere i risultati. E quindi lei non ha tardato a farmeli vedere, e questi ovviamente sono i migliori risultati che recensioni di clienti che sono soddisfatti di quello che dai. E poi soprattutto clienti che non sono soddisfatti e si entusiasmano, ma capiscono quello che dai grazie al libro, perché ha una struttura ben precisa per farti comprendere. Quando il tuo mercato ti comprende, abbiamo detto che cosa fa? Acquista da te invece che dagli altri. È molto bello vedere le persone che ancora ringraziano per quello che io ho condiviso, perché l'obiettivo nostro non è trovare un posizionamento, ok, per fare denaro, ma alla fine ognuno di voi è unico per quello che è e ha delle competenze che non sono sue, sono del mondo. Quindi se la vita vi ha dato qualcosa che voi avete, che è unico, voi avete l'obbligo di donarlo agli altri. Quindi scrivere il libro per me è stato un modo per condividere la mia conoscenza con quelle persone che magari attraverso il libro avrebbero trovato una strada, avrebbero trovato ispirazioni, avrebbero trovato una soluzione al problema che in quel momento li toccava. Il libro mi dà autorevolezza. Nel giro di poco tempo mi chiama la BASF, non so se la conoscete, è una multinazionale che fattura 3,2 miliardi di euro, ha sedi in tutto il mondo e ha appena acquistato la Chemetall. Mi mettono a lavorare sulla forza vendita perché leggono il mio libro e perché mi vogliono come consulente. Non vi dico quanto sono stata pagata e quando tuttora vengo pagata da loro. Questa è la prima giornata in BASF, dove veramente, o forse la seconda, dove mi sono portata il coach con me. Vedete, solo che è coperta dall'oleandro rosa. Allora, siamo qua anche oggi a fare questa bellissima giornata di formazione, dove dobbiamo ribaltare come un calzino palchi. Direttore commerciale, racconta un po' tu che cosa siamo qui a fare. Allora, stiamo facendo formazione alla forza vendita. Abbiamo iniziato con 2 personaggi e ci siamo resi conto che forse era meglio, prima di passare agli altri, di incontrare il loro capo, così chiamato da tutti. Diciamo che ci è stato detto di incontrare il loro capo, e più che altro ci siamo resi conto che il vertice della piramide era un po' quello più importante. Quindi abbiamo proposto questa cosa, che ovviamente hanno accolto e hanno accettato. Quindi siamo riusciti ad inserirlo nel percorso, quindi oggi incontriamo proprio il direttore commerciale, con il quale andremo ad affrontare una tematica piuttosto presente qui nell'azienda, quindi nella comunicazione tra la forza vendita e la comunicazione tra la forza vendita e lui. Quindi, insomma, questa sera vi faremo sapere com'è andata. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao ciao. Allora, una delle caratteristiche che ho io è che mi diverto a fare quello che faccio, sempre. Quindi in qualsiasi posto io vada, sono stata chiamata a New York, che cavoli, cioè c'erano le ragazze con me che sono i miei assistenti, i miei coach, che erano tutti terrorizzati, mi sono divertita come una pazza. Sono stata chiamata a New York, finalmente inizio veramente a guadagnare diversi soldi, infatti lì sono in business e io viaggio in business, ma non perché devo fare chissà che cosa, perché voglio il meglio per me. Io voglio stare nelle situazioni migliori e me le creo. Dando valore agli altri, la vita
ti restituisce quello che dai. E quindi se tu dai tanto, la vita ti restituisce tanto, soprattutto se lo fai in maniera onesta e etica. E quindi mi chiamano per tradurre il libro in inglese, che lo stiamo facendo. Questa cosa per me è stata incredibile. Qua sono in a Wall Street. Finalmente, grazie agli insegnamenti della squadra di Giacomo, e Giacomo mi dice: sai, uno dei miei valori è quello di voler dare indipendenza alle persone. Io non voglio che rimani con me tutta la vita. Quindi voglio, e io per questo lo ringrazio, voglio che tu impari ad essere libera. Non ti voglio più sentire perché hai bisogno di me, ma ti voglio sentire perché sei una mia amica. Quindi Giacomo e Pietro mi hanno insegnato delle cose tale per cui io potessi iniziare a creare la mia squadra. Quindi prima le ho imparate io e poi ho iniziato a delegare. Ho creato una squadra di 10 persone che lavorano oggi al mio progetto. Il bello del coaching è proprio questo, no? Che molte volte le persone arrivano da me e mi dicono: da come fai il funnel? Ti do 50.000 euro. Ce ne sono tantissime tutti i giorni. Il problema qual è? Il problema è che a me non piace per due motivi principali. Il primo è perché posso lavorare con poche persone. Magari guadagni di più subito, ma lavori con meno persone. Due, non rendi autonome queste persone. Quindi per il discorso della piramide, per passare la mia vision a voi e a chi mi segue, ho deciso di non fare direttamente il lavoro per chi lo chiede, ma di dare il pesce, come ha detto Sabina. Quindi non darti il pesce, scusami, ma di insegnarti a pescare, in modo tale che tu possa replicare. Ci sono persone che a studiare i nostri corsi, che hanno fatto il nostro coaching, che adesso sono autonomi e arrivati da una nicchia rivendono addirittura il proprio servizio di internet marketing, perché hanno imparato da noi come creare questi tipi di funnel e di campagne. E Sabina lo sta facendo internamente sulla sua azienda, sta delegando ed è adesso indipendente da tutto questo. Certo, ed è stata veramente una grandissima libertà. In 11 mesi apro due società. La prima fattura nel primo mese 18.000 euro, la secondo mese 26.000 euro. Chiamo Giacomo e dico: oh Giacomo, e lui, e poi creo Azienda Sana e lui diventa mio cliente. Ho contribuito anch'io a far aumentare quel fatturato, ovviamente. Quindi che cosa faccio? Ovviamente inizio a seguire l'azienda di Giacomo con tutta la mia rete di 30 professionisti e Giacomo mi dice: scusa Sabine, cioè, spiegami una cosa, perché lui ogni tanto mi dice: scusa, spiegami una cosa, cioè, mi stai dicendo un sacco di cose, ma perché non le metti in un manuale? Sai che cosa significa per l'imprenditore essere libero di sapere delle cose che stai dicendo a me ogni volta che ci sentiamo per WhatsApp, con gli audio di WhatsApp, per telefono? Mi stai dando un sacco di dritte, ma scusa, mettile in un manuale, hai già imparato a scrivere il libro, ma che cosa ci metti a scrivere? E io l'ho ascoltato, ho scritto il manuale che si chiama Addio Tasse, perché siccome con Giacomo abbiamo aperto i mercati in Spagna, lui adesso si è trasferito, potevo dire che vive in Spagna? Sì, sì. Chi è che sta che abita in Spagna? Ah, vabbè, dai. Stiamo gestendo tutta la parte di contabilità, di business, dei contratti, ci sono tutti i nostri legali che lo seguono. E allora c'erano un sacco di strategie che mi dicevano: no Giacomo, fai questa società in questa maniera qui perché secondo me risparmi dal punto di vista fiscale, fai questo, fai quell'altro. E lui mi fa: Sabri, ma hai fatto risparmiare più tasse in un anno che... Ma cavoli, ma fai un manuale sulle tasse? E io gli ho detto: ma effettivamente nel mercato non è che c'è tantissima gente. E quindi gli ho detto: perché no? E lui mi fa: guarda, il mercato è libero, anche se ce ne fossero 10, mercato libero. E soprattutto online c'è mercato per tutti. Molti vengono a dire: ma quello che ha fatto quella cosa, online c'è mercato per tutti, non vi preoccupate. Quindi scrivo 35 segreti, 37 segreti che spiegano all'imprenditore attraverso delle strategie e queste verità come risparmiare dal 20 al 65% di tasse. Ok, questo perché è quello che faccio da 11 anni nelle aziende, ma non lo comunicavo. Loro mi hanno insegnato a comunicare la verità, quello che io facevo. Perché non lo comunicavo? Perché non lo sapevo riconoscere. Quindi che cos'è che mi hanno dato i coach e che cos'è che mi hanno dato i corsi di Giacomo? Mi hanno fatto riconoscere
quello che io sapevo fare e mi hanno insegnato a comunicarlo al mercato. E per me questa è stata la più grande libertà che mi potessero dare. Perché oggi faccio quello che amo e lo faccio anche divertendomi. Quindi partono le prime campagne con la mia squadra, con me che la seguo. Questa roba è fighissima. Cioè io che dicevo al tecnico cosa doveva fare, che quell'altro che cosa doveva fare, poi vabbè erano ragazzi già in gambe, formati, ma io riuscivo a seguire quello che dovevano fare. Uso l'uncino, cosa che mi hanno insegnato loro. Giacomo mi ha detto subito dalle prime coach, devi usare un uncino. Ieri parlavi di, diciamo, dello script che bisogna seguire con tutta una serie di, diciamo, di comunicazione persuasiva, tra virgolette, se la vogliamo chiamare così. E quindi scrivo, addio tasse, come non farsi rapinare dallo Stato? Ovviamente ci sono leader su Facebook che mi stanno massacrando. Uno mi ha chiesto, ma tu sei laureata? Vabbè, poi mi ha detto che non devo rispondere. Però veramente mi stanno sia massacrando, invece poi ci sono tante persone che... Però e ovviamente quando hai haters vuol dire che la cosa funziona. Porca miseria. Poi c'è gente che si fa pubblicità, dicendo, l'ultima volta disse, c'era uno che diceva, ma non vi dovete fidare di persone come queste, dovete fidarvi di un vero e proprio commercialista, con suo link sotto. No, fantastico, veramente. Questi sono gli sciacalli, gli haters sono quelli che commentano, gli sciacalli sono quelli che quando hai un hub che va avanti da tanto tempo vedono la riprova sociale, gli piace, i commenti e commentano anche loro perché dicono tanto questo la mandano avanti, no? Fino a che non mi cancellano il commento io ne prendo pubblicità gratuita. E quindi quando io sono uscita con le prime campagne la cosa che facevo era rispondere, perché avendo come uno dei miei primi valori l'onestà, ok, mi veniva da rispondere perché io non stavo facendo niente di male, invece ho capito che stavo perdendo tanto tempo, stavo mettendo il focus su persone che investono tempo a criticare gli altri piuttosto che costruire loro stesse. E quindi ho detto, ok, mi fanno bene? No, perché comunque sono umana. Quando qualcuno mette in discussione quello che faccio, è vero che io sono sicura di quello che faccio, però quando le persone ti attaccano, se siamo umani, a rimanere proprio indifferente ci vuole un livello di evoluzione molto alto, io ancora ci devo arrivare. Però mi sono resa conto che non farmi distogliere il focus da sì, spiegati, non si può sapere. Devono fare una crescita ancora personale. Una crescita per loro. Mi dà la possibilità di continuare a mantenere il focus su quello che voglio fare. Quindi inizio a creare il mio funnel con tutte le strategie che avevo imparato. Attenzione, quella lì non è una pubblicità di Joe. Okay? No, queste sono, adesso lui mi ha reso indipendente, a quel punto io mi sono creata la mia strategia, ovviamente confrontandomi e anche studiando quello che dovevo studiare, ok? Quindi sono stati venduti 20 corsi a 397 euro, perché la prima campagna l'ha messo in vendita a 397, ne ho venduti 20, ho investito 1600 euro, ho incassato 7940, questo è stato l'utile generato, 6340 in neanche 5 giorni. Adesso siamo live con la seconda campagna, ma non sono qui per pubblicizzare me, perché sono qui per ringraziare soprattutto Giacomo, che se ho fatto quello che ho fatto è grazie a lui e alla sua squadra. E l'obiettivo aziendale, e sono sicura che ci arriveremo, perché l'obiettivo aziendale è matematico, quindi basta semplicemente conoscere i numeri e la matematica. Io essendo un fisico, per me comunque è il mio pane, abbiamo deciso di fatturare 4 milioni nei prossimi 2 anni. E quindi questa è la mia storia. Alla domanda che io voglio fare a tutti voi che siete qua, che avete investito tempo, energia, soldi per arrivare fino a qua, è: ma secondo voi serve avere un coach? Per me la risposta è affermativa. E chi è che di voi è uno sportivo? Alzi la mano. Chi è che di voi sa sciare? Ok. Quando avete cominciato a sciare, avete iniziato da soli? O avete preso un maestro che vi ha insegnato la tecnica, come tenere gli sci, come fare la curva, come cercare di
far scivolare lo sci sulla pendenza della neve, che cosa avete fatto? Avete iniziato da soli cercando di imparare una tecnica sgangherata che vi porti a un risultato in X mesi? O avete preso un maestro e investito soldi per arrivare a un risultato? Quindi la domanda che io vi voglio fare è: se per lo sport investite denaro per raggiungere un obiettivo, perché non dovete farlo per creare la vostra vita? Oggi voi siete qui semplicemente perché volete creare la vostra vita, volete trovare qualcosa che rappresenti voi stessi e che vi dia la possibilità di essere riconosciuti sul mercato per il vostro valore, per le vostre passioni, per quello che amate fare. Perché non dovete investire soldi in questo? Che cavoli, è il vostro sogno. Io ho speso soldi anche quando non li avevo. Ho speso 500 euro per fare un coach, mi ricordo, 6 anni fa, ed erano gli unici soldi che avevo. Avevo ma appena la benzina per arrivare a Torino, ma li ho spesi perché io credo in me stessa e so che se voglio arrivare a un risultato ci arrivo, ma non lo posso fare sempre da sola. Posso farlo, ma ci metto troppo tempo. E voi non avete 20 anni, forse qualcuno di voi ce l'avrà. Quando io ho iniziato e ho deciso di creare la mia azienda, non ero giovanissima, io non sono giovane. E quanto tempo devo ancora aspettare per realizzare i miei sogni? Altri 10 anni? Altri 10 anni di errori? Quando ho invece persone che mi dicono che l'hanno già fatto e che hanno ottenuto risultati, perché è questo che dovete fare. Gli haters sono persone che stanno a sedere e ti dicono come correre. Giacomo si fa un mazzo dalla mattina alla sera per creare valore per voi ed è una persona che ha ottenuto risultati. Io ho conosciuto Jessica, la sua fidanzata, 1 anno fa. Quando ci parlavamo al telefono era timidissima, non riusciva neanche a parlare. Stavamo facendo questo business insieme, facevamo le Skype, lei era timidissima, oggi fattura 7.000 euro al mese. Ma chi di voi fattura 7.000 euro al mese? Quindi lui è una persona che ha ottenuto risultati, quindi per me era credibile. E un'altra cosa che per me era fondamentale erano i valori. Ci sono un sacco di persone nel mercato che hanno ottenuto risultati, ma che non hanno valori simili ai miei e che per poter arrivare devono schiacciare gli altri. Io non sono questa. Giacomo è una persona etica che per arrivare a un risultato te lo insegna in maniera etica. Per questo lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato. Quanta energia ha Sabina, a parte la mia voce, si vede anche meglio, ma quanta energia ha Sabina? Tanta. È fantastica, è fantastica. Grazie Sabina, grazie ancora. Grazie.